Buonasera a tutti, ben ritrovati. Siamo pronti per iniziare con i due appuntamenti della serata della terza giornata della Festival. Seguirà questo appuntamento la Buonanotte con Marco Messina e Anna Mancini. Per ora, per questo appuntamento, due grandi amici del Festival ci leggeranno e ci racconteranno le poesie della poetessa turca Nilay Özer. Loro sono Azzurra D'Agostino e Nicola Verderame. Grazie. Posto, mi sentite tutti? Buonasera. Buonasera a tutte e tutti, grazie per essere qui e grazie per la pazienza di averci atteso. Un grazie infinito a Perda Sonadora per tutto l'immenso lavoro e l'immenso coraggio che ha avuto nell'organizzare questo evento, questo festival e nell'aver mantenuto questo appuntamento con la poesia turca. Nonostante l'assenza dell'autrice che sarebbe dovuta essere la protagonista di questa serata. Purtroppo sappiamo, sono sotto gli occhi di tutti le limitazioni ai viaggi, agli spostamenti. È anche vero che diciamo, il modo in cui i cittadini extraeuropei sono diciamo, possono viaggiare è anche molto selettivo, per cui una partecipazione a un evento importante dal punto di vista culturale come questo è considerato un viaggio di piacere, un viaggio turistico. Pertanto i consolati italiani all'estero non danno facilmente il visto. Diversamente sarebbe, lo dico con una punta di polemica, se fosse stata Nilay Özer, la nostra ospite, una donna d'affari, probabilmente. Comunque, detto questo, vorrei ringraziare appunto Azzurra D'Agostino, che si è offerta con grande generosità ad accompagnarmi qui nel viaggio attraverso i versi di Nilay Özer. E appunto questo... non so se vuoi dire qualcosa, lei va bene, appunto è stata gentilissima, la sentirete nelle vesti di Nilay Özer. Ieri si è trasformata in Carmen Gallo nell'incontro con Tommaso. Le magie di Perda Sonadora di Senegue trasformano. No, grazie a te dell'invito, perché è veramente straordinaria, mi è piaciuto molto. È appunto uno dei grandi doni che fa questo paese, quello di stabilire delle relazioni amicali. E appunto Azzurra e io ci siamo conosciuti nel 2013, quando sono venuto per la prima volta ad accompagnare un poeta, Haydar Ergülen, 2015, scusate. E lì, in quell'occasione, presentavamo delle sue poesie ancora inedite, e devo dire, sono molto contento perché l'anno scorso è uscito finalmente il libro di poesie di Haydar Ergülen, quindi un po' nato qui a Senegue. L'associazione Perda Sonadora è stata anche, diciamo, particolarmente attenta alla scrittura delle Turchie varie e così diverse. E quindi sin dal 2015, appunto, si è stabilito un lungo cordone ombelicale tra Senegue e la scrittura della Turchia, del Kurdistan. E, appunto, abbiamo avuto ospiti nel 2016 la poetessa Bejan Matur, nel 2017 il poeta Turul Taniol, di cui appunto è stato presentato un libro che si chiama Il vino dei giorni a venire, e che ha sulla copertina una casa seneghese, diciamo un chiavistello di Senegue, per una felice coincidenza. Poi nel 2018 si è presentato in anteprima un libro
edito da Feltrinelli, che raccoglie i racconti del leader dell'opposizione turca che è in carcere ormai da 3 anni e che si chiamava Alba. E l'anno scorso appunto Kaleidoscope, la rivista Turchia, Cultura e Società, che è partner di questo festival, è stata tra gli ospiti. Quindi mi fa veramente piacere, nonostante le difficoltà oggettive, avere questo rapporto che si rinnova e continua attraverso la poesia. In questo caso, visto che appunto la partecipazione di Nilay Özer è stata in forse, diciamo, fino all'ultimo, c'è stata un po' un'idea, visto che, come tutti sapete, Seneghe ospita anche una casa della poesia, coinvolgere e sfruttare un po' questo, in senso positivo, questa rete di amicizie che si è stabilita con poeti turchi e poetesse turche, e chiedere a loro di fare qualcosa per la Casa della Poesia. Per cui quello che vi presenteremo stasera, oltre alla scrittura di Nilay Özer, è una prima, un primo nucleo di un progetto più esteso, che si spera appunto diventerà un libro, e che parla di casa nella poesia. Appunto è stato inviato agli amici del festival, passati e anche futuri, un piccolo questionario che ho tradotto e di cui vi presenteremo 2 pezzi questa sera, perché secondo me è molto interessante in questo periodo ragionare su come ci si rapporta all'idea di casa. E tutti noi, insomma, ci siamo rimasti dentro, chi più, chi meno, chi più a lungo, chi più, chi meno, chi più intensamente, chi meno. E, per questo, le domande che ho posto ai nostri interlocutori, ad Haydar Ergülen, Turul Tanyol, Nilay Özer e Gonca Osmen, 4 dei più importanti poeti turchi di oggi, sono queste. Nel periodo di quarantena, com'è cambiata la tua concezione della casa? Che importanza ha la casa per un poeta e un intellettuale che vive nella Turchia di oggi? E la poesia può avere una casa o invece è da considerare un'arte migrante, un'arte sempre in movimento? D'altra parte, la casa ha una possibile dimensione poetica, e se sì, quali sono i suoi rischi? La retorica, per esempio. O anche il solipsismo. Negli ultimi anni, la casa, anche in Turchia, come pezzo importante della vita sociale, è stata politicizzata, è stata polarizzata. Tutti noi leggiamo di Turchia sulle prime pagine dei giornali, e sempre per questioni negative, sempre per guerre, sempre per sopraffazioni, sempre per prepotenze. Ebbene, qual è, l'approccio del poeta, della poetessa, di chi scrive, rispetto alla dimensione politica della casa? Da una parte vediamo una famiglia tradizionale, meno forse, con una retorica differente da quella che sentiamo in Italia, però comunque violenta. E d'altra parte, la casa in Turchia ha assunto nel corso dei vari momenti di protesta e di indignazione popolare anche una valenza politica, nel senso che la gente si metteva a protestare sbattendo le pentole e le padelle, facendo un rumore assordante per i quartieri, per testimoniare in maniera sonora il loro disappunto, la loro indignazione, appunto. Quindi abbiamo questo elemento di critica. Da una parte, appunto, i progetti di rigenerazione urbana che hanno stravolto completamente interi quartieri
disagiati, rimpiazzando i vecchi abitanti con la nuova borghesia islamica. Oppure il fenomeno delle gated communities, cioè dei condomini super securitizzati con appunto addetti alla sicurezza, fili spinati, al cui interno si svolge una vita super lussuosa, ma che stimolano una paranoia rispetto al mondo esterno come luogo di possibili pericoli. Quindi tutto questo, come un poeta, una poetessa, come fa a sentirsi a casa in tutto questo, in questa ricchezza, anche in questa sovrabbondanza di problemi e di questioni relative all'abitare, un luogo, all'abitare un paese? E, nell'incontro precedente si è parlato di poesia politica. Alcuni dei poeti interpellati hanno risposto anche in maniera, prendendo posizione, e pertanto comincerei attraverso le parole di Haydar Ergülen, il primo che ha appunto risposto a questo stimolo. Appunto l'idea è quella di sollecitare il loro intervento, il loro pensiero, contribuendo alla nascita di un nucleo d'archivio in Casa della Poesia a Seneghe, e poi appunto sperando che si possa tramutare in una pubblicazione che abbia una vita ulteriore. Quindi chiederei ad Azzurra di leggere il contributo del poeta turco Haydar Ergülen, che è nato nella Anatolia centrale e che ha pubblicato moltissimi libri, 15 libri di poesia e altrettanti di saggi, quindi è un intellettuale molto famoso e molto riconosciuto in Turchia, molto anche dalle posizioni ben riconoscibili dal punto di vista dell'opposizione al regime corrente. La parola ad Azzurra D'Agostino. Il giorno in cui i poeti avranno raggiunto l'essenza della poesia e si saranno messi d'accordo, la poesia scomparirà oppure avrà compiuto la propria missione. Il giorno in cui si arriverà a decidere quale sia il legame tra poesia e casa, ma quel giorno arriverà poi, e poi si raggiungerà davvero quell'accordo? Se ci si arriverà, non saprei cosa aspettarmi. Lingua, poesia, mondo, abbandono, la casa della persona, la casa della lingua. Nel momento in cui ascostiamo tra loro queste parole, in realtà abbiamo già ricominciato a produrre dei cliché. La mancanza di una patria, l'essere in nessun dove, la vicinanza tra casa e poesia, il clima conservatore che si trova al suo interno, il poeta come cucciolo fatto per stare in casa, oh mio Dio, quante cose si potrebbero dire. E già tante ne sono state dette, ma non è stato detto proprio nulla. Quando si parla di casa, sono legato a un verso e a un poeta. Ciò che è di più bello, cattivo, buono, pericoloso, magnifico, spaventoso sia stato detto sulla casa è stato pronunciato da Sami Baydar. Così lasciate che anch'io ricorra ai cliché. Quando Sami era in casa, cioè qui sulla terra, io il suo verso l'ho visto e così gliel'ho detto, e lui ha visto che era proprio per questo verso che scrivo poesia. Diciamo che, sfortunatamente per Sami, ha visto anche il verso che ho scritto io, traendo ispirazione da quel suo verso, ma era un ragazzo gentile e non ha detto nulla. Sami Baydar scrive che l'interno della casa è colmo di trappole. Evin içi tuzaklarla doludur. Era inutile anche scrivere un commento su questo, sulla casa, sul rapporto tra poesia e casa. E altrettanto superfluo era comporre questo verso come ho fatto io. L'interno delle case è una lunga avventura. Ma mi sono ritrovato a scriverlo. Ad ogni modo, se il primo corrisponde alla verità della casa, il secondo lo si può considerare il romanzo della casa. È prolisso, è noioso, è insipido. Evin içi tuzaklarla doludur. L'interno della casa è colmo di trappole.
Se il mio amore per questo verso si fosse fermato qui, nessun problema, dato che per molti anni non ho potuto contattare Sami, non credo che abbia notato come io abbia ricordato e utilizzato questo verso praticamente ovunque, e meno male. L'ho tirato tanto per le lunghe che è diventato... Evin ici usaklarla doludur. L'interno della casa è colmo di lontananze. Credo che il verso di Sami sia il verso più veritiero sulla casa. Non è il luogo in cui ci rifugiamo sfuggendo al mondo, al contrario, è esattamente il posto in cui, all'interno del mondo, creiamo un mondo ulteriore. Come se non ci bastasse il trasportare il mondo esterno all'interno, ne abbiamo costruito uno più privato e in quanto tale più violento, rigido, duro, denso, schermato rispetto ai suoni e ai sentimenti. Da un certo punto di vista, un poeta che non mette la casa per iscritto, che non parla di casa, è come se non avesse mai scritto. E alla sua poesia mancherà la verità, perché quanto la casa è parte della poesia, tanto la poesia è parte della casa. La poesia parte dalla casa, scappa di casa, infine torna a casa. La casa stessa è poesia. E così, anche se guardiamo al verso di Saimi Baydar, ed è così... Se osserviamo la poesia, la casa è il mondo. La poesia si scrive osservando la casa e la casa, d'altra parte, si comprende solo contemplando la poesia. Il poeta turco Behçet Necatigil ha scritto la poesia chiamata Gli stadi della casa. I bambini, i posti incendiati, la gente, anche tutto questo fa parte degli stadi della casa, l'impotenza della casa. Su questa terra ne hanno creati di luoghi dove abitare. Capanne, case, caravanserragli, condomini. Tutto spartito, stanza per stanza, tutto spartito, porta per porta. Ma a voi non hanno assegnato nemmeno una quota. Voi, gente ai piedi delle mura, gente dei posti incendiati, voi che dormite nelle cisterne, tra le caldaie dei bagni turchi. Obiezione a me stesso. Rileggendo questi versi, ho ripensato a ciò che ho scritto fin dall'inizio. Mi è venuto da pensare che i differenti stati della casa riguardano soprattutto l'impotenza del mondo. Scriviamo poesia rintanandoci in casa, fungendo nella stanza che è ombra della casa. La casa non salva la poesia, non salva la vita, non salva l'essere umano. E forse la poesia non si scrive per concetti superficiali ostentati come il poeta è un apolide oppure il poeta si ritrova catapultato nel mondo. Proprio l'opposto. La poesia è ciò che si deve scrivere per chi non ha idea di cosa sia una casa. O la poesia stessa. La poesia va scritta per i veri rigettati dal mondo, per chi è in strada, per chi non ha casa, per chi non ha una nazione, per i rifugiati, per chi cerca asilo. E noi cosa facciamo? Scriviamo tutto nel corpo, scriviamo tutto incarnandolo. Forse quello che facciamo, quello che scriviamo, non è altro che uno sforzo di gentrificazione. Cosa non è corpo in fondo? La scrittura è corpo, la poesia è corpo, l'amore è corpo, la casa è corpo. Tutto è corpo e anche ciò che scriviamo non fa eccezione. Le nostre lamentele sullo stare in casa mi sembrano sempre più un capriccio da persone viziate. Per finire, la casa è un qualcosa di inusuale, ancora più inusuale della poesia. Se non scrivi, non se ne esce. Anche se scrivi, non se ne esce affatto. E ora di casa non si esce. Grazie, grazie Azzurra. Appunto, in questo pezzo, dal finale anche ironico, Haydar Ergülen ripercorre alcuni dei poeti, li abbiamo sentiti nominare, Behçet Necatigil e Sami Baydar, che rappresentano due delle voci più importanti della poesia turca contemporanea, di una generazione insomma, che aveva esordito negli anni Sessanta, mentre Haydar Ergülen, come anche Turul Tanyol, e
poi le due voci femminili che sono state interpellate per questo progetto sono molto più giovani. Nila Yoser è una poetessa coetanea di Azzurra, quindi giovane, sì, si è giovani in Italia, in Italia sei ancora una ragazzina, quindi va bene. Appunto, nel caso di Haydar Ergülen, diciamo, quando parla del fatto che la poesia si scrive per chi non ha una casa, per chi non ha nulla, per i rifugiati, per chi non ha una nazione, c'è da tenere conto che lui fa parte di una minoranza dell'Islam che è sempre stata oggetto di discriminazione perché troppo progressista, per cui in questo periodo di grande pressione sugli intellettuali diciamo, si può risentire anche la sua appartenenza a questa confessione eterodossa dell'Islam che si chiama alevismo, che insomma conta moltissimi adepti in Turchia. Prima di passare al prossimo brano, appunto, mi sarebbe molto piaciuto diciamo, introdurre l'ospite di persona, ma leggerò due note biografiche su Nila Yoser, la poetessa, appunto, che sarebbe stata nostra ospite questa sera, che vi saluta ovviamente con estremo affetto, dandoci una arrivederci a Seneghe. Lei è nata a Istanbul nel 1976, si è formata come biologa all'Università di Marmara e ha studiato critica letteraria ad Ankara. La sua prima raccolta di poesie, All, cioè Sì, è uscita nel 2004 e subito si è posta all'attenzione della critica letteraria. Non scrive moltissimo, ha scritto tre raccolte di poesia finora, un po' come Stefano prima, appunto, poche ma molto sostanziose, molto ben pensate. Diciamo, ha scritto anche molti libri sulla scrittura in versi contemporanea e la sua voce richiama, diciamo, l'ermetismo della poesia degli anni Sessanta, che ha avuto, diciamo, una storia molto parallela a quella della poesia italiana. E appunto c'è stata una fase di sperimentalismo degli anni Settanta e dopo sono arrivati i poeti di cui abbiamo parlato prima, e poi una giovane generazione di, soprattutto di scrittrici, di autrici, che riportano l'attenzione del lettore, dei lettori e delle lettrici sul concetto di corpo, sull'abitare il corpo. Appunto, i suoi versi sono di grande complessità e ne sentiremo molti questa sera, ed è una delle poche autrici che fa uso anche di metriche classiche come il sonetto, appunto. Nilay è stata molto gentile e molto generosa, appunto. Ha condiviso con noi per questo festival degli inediti, che sentiremo dopo, e soprattutto questo pezzo in prosa che chiederei ad Azzurra di leggere. Grazie. Per fortuna, da molto tempo la maggior parte di noi non vive più di caccia, ma tutti insieme siamo ancora raccoglitori. Abbiamo ripartito il lavoro in maniera avanzata, abbiamo rimpiazzato la caccia affidando a specifiche professioni il compito di uccidere gli animali per la loro carne. Siamo diventate estranei alla crudeltà di spargere del sangue e togliere la vita. D'altra parte, ci siamo evoluti come raccoglitori nel passaggio da foreste a steppe, da caverne a case. Raccogliamo le radici che troviamo nella natura, le pigne, i sassi
e le pietre che con i loro colori ci sussurrano qualcosa, ma le nostre case sono soprattutto stracolme di ciò che raccogliamo nei negozi a qualunque prezzo. Oggetti su oggetti su oggetti, stanze, mensole, cassetti ripieni. Forse crediamo che quante cose avremo utilizzato, tanto pienamente avremo vissuto. Organizziamo, illuminiamo e riscaldiamo le case perché gli oggetti al loro interno siano comodi. Noi siamo al lavoro, a scuola, stanchi e infine addormentati. Allestiamo le nostre case creando una coreografia di oggetti, come musei in cui si potrà visitare la nostra assenza. E gli unici visitatori, gli unici a testimoniare che non abitiamo le nostre case, siamo noi. La casa è l'impero dell'esibizione, esibisce quanto guadagniamo, i nostri gusti particolari e le nostre aree di interesse, quanto siamo attaccati alla nostra individualità. La casa mette in mostra quanto partecipiamo e contribuiamo alle diseguaglianze. Ogni manutenzione trascurata getta un'ombra sulla nostra sanità mentale e sulla nostra perfezione. La casa è primariamente una fortezza, ma non protegge nessuno dalla violenza. Nelle case, le piante e gli animali sono perennemente a rischio, e così i bambini, le donne, gli uomini. La casa è la divinità degli abissi che separano sempre più profondamente le classi sociali, è la divinità di milioni di parole di differenza, è la divinità degli abissi, la divinità del linguaggio, la casa. Distribuisce in modo ineguale valori, premi e punizioni. Come una spugna malefica dotata di un'intelligenza artificiale, la casa assorbe l'essere umano con i suoi oggetti, il suo ordine, i suoi problemi superflui, con i rituali del mangiare, bere, vestirsi e svestirsi, coricarsi e alzarsi. Una buona biblioteca è sempre lì, in attesa di far saltare in aria questo modo di concepire la casa. Ma in quante case c'è una biblioteca? In quante case la vita dei libri si è presa la responsabilità di cambiare la vita domestica? Ormai la casa è un assurdo e col tempo una discarica. In ogni oggetto che osservo vedo anche la sua vita utile. Vedo come sarà una volta trasformato in immondizia. E in questo le case costituiscono una fragilità, una gabbia di morte. Quando osservo le case, le vedo anche trasformate in macerie. Puzzano di morte, spargono incendi e malattie a chi resta vivo. Il terremoto è la realtà di tutte le case in una Istanbul che è diventata metropoli in maniera distorta, in una Turchia sottosviluppata. E così, quando è stato dichiarato il lockdown come precauzione per il Covid-19, e ci siamo ritirati in queste case, in case che sono state colpite nel senso e nella funzione, diventando luoghi di diseguaglianze, violenze e morte. Dopo i politici e i giornalisti, anche noi, rimasti fuori, siamo in prigione nelle nostre case. Dopo un lungo periodo di agonia per la libertà di espressione e di pensiero, le nostre bocche sono state chiuse persino dalle mascherine. I sentimenti causati dalla politica, da una tradizione politica che non è libertaria, ci hanno fatto vivere la quarantena non come una precauzione sanitaria, bensì con paura. Ci siamo chiesti quante cattive decisioni prenderanno sul nostro conto mentre noi siamo chiusi dentro, oppure se il governo utilizzerà questa situazione come uno stato di eccezione. In questa situazione di chiusura mi sono chiesta cosa ne sarà della partecipazione politica, della resistenza, dell'attivismo, dell'ecologia e del femminismo. Nell'università di Bejkoz, dove insegno, ho spiegato ai miei studenti che occorre liberarsi, scoprire, ribellarsi a ogni tipo di struttura dispotica e nemica dell'uguaglianza. Camus e Saramago, con i loro romanzi sull'epidemia, sono tornati a circolare in Turchia. Le condizioni erano perfette per i pensatori individualisti o esistenzialisti, ma per i lavoratori, oppure per i bambini o le donne vittime di violenza, non potevamo fare nulla. Il sistema educativo, già pessimo, è affondato definitivamente. Il governo ha deciso di rigettare la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione della violenza contro le donne, la violenza domestica, e intanto il numero di femminicidi è salito alle stelle.
L'essere rinchiusi in casa ha reso le donne inermi di fronte agli uomini. Mentre tutti noi eravamo in casa, anche i lavori del sindacato degli scrittori della Turchia, del cui consiglio direttivo faccio parte, sono saltati. Abbiamo preparato un bollettino stampa sulle ingiustizie commesse in Turchia durante la quarantena. Abbiamo ricordato gli scrittori scomparsi, ma abbiamo annullato gli eventi culturali pianificati come sindacato. Abbiamo condannato il ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul contro le violenze domestiche. Abbiamo denunciato l'errore di trasformare Santa Sofia da luogo laico e asessuato in una moschea, strumentalizzando per giochi politici un'opera senza uguali, eredità del genere umano e delle religioni. Un simbolo multireligioso reso un luogo sessuato in cui le donne possono entrare soltanto con un velo. Questo era tutto ciò che potevamo fare, ma non è bastato. Didattica a distanza, chiacchiere tra amici a distanza, poesia a distanza. Ancora 2 anni di questo passo e chissà cosa succederà. Non mi aspetto che una nuova economia o nuove strutture sociali si realizzino facilmente. Non credo che l'arte e la poesia si apriranno a sperimentazioni mai viste prima. La nostra aggressione alla natura selvaggia, il collasso ecologico che abbiamo creato come società industriali avanzate, l'impatto di tutto questo proseguirà all'infinito. Come poeta, docente, donna che ama, madre, femminista, ambientalista, sono impegnata a creare nuovamente me stessa in rapporto alle esigenze del futuro. Da che ho respirato la poesia mi ha mostrato la strada e me la mostrerà sempre. Tutto ciò che di buono c'è in me, il mio amore, la mia giustizia, il mio coraggio, la mia gioia, vengono dalla poesia. In quest'epoca la casa è un guscio, una pelle ferita e cancerosa. Abbiamo perso lo spazio per poter dire il mondo è la casa dell'essere umano. Abbiamo costruito le nostre case a dispetto del pianeta. Abbiamo perso il lusso di sentirci al sicuro a ogni ora del giorno e della notte, in ogni luogo, e lì abbiamo anche perduto la salute e l'uguaglianza. Per questo, nei primi giorni di quarantena ho scritto i versi: la casa non era sicura quanto le cabine telefoniche. Anziché tornare a casa, sono ripartita verso la poesia. La poesia sussurra, ci sussurra. Lasciamo che sussurri. Sono felice di essere qui, accanto a voi, con questo scritto. Ringrazio tutti coloro che si impegnano per il festival. Il mio cuore è con voi. Bene, grazie ancora per questa lettura. Ci sono dei passaggi in questa lettura che mi preme sottolineare. Il primo è il fatto che forse è il caso di dare qualche informazione di carattere generale su come è stata vissuta l'esperienza del Covid in Turchia. A differenza dell'Italia è stata diciamo caratterizzata sin da subito da una questione di separazione generazionale e con questo intendo il fatto che sin dall'inizio solo gli over 65 e i minori di 20 anni erano obbligati a stare in casa, quindi diciamo la fetta della popolazione tra i 21 e i 64 poteva compiere liberamente le proprie attività quotidiane. E poi è arrivato il lockdown anche lì. Ma una questione, diciamo, la più generalizzata forse in tutta questa esperienza è stato il fatto che le persone non si sentissero davvero al sicuro rispetto all'informazione. E sappiamo ormai da tanti, troppi anni che la Turchia è tra i paesi occidentali che ha il maggior numero di giornalisti in carcere. E possiamo immaginare il livello di censura e di autocensura che vige nel paese ormai dal 2003, da quando Erdogan è salito al potere. Pertanto, diciamo, a fronte di un'informazione così precaria, così partigiana e così, diciamo, limitata,
anche rispetto alla pandemia, forse il sentimento più generale era quello di un sospetto rispetto ai veri dati del contagio, alle vere proporzioni di questo problema. In effetti, uno, appunto dicevo, il Seneghe è partner di kaleidoscope.it, che è il portale italiano che vi invito a seguire e che si occupa di far conoscere una Turchia un po' diversa al pubblico italiano, appunto. È una rubrica, io mi occupo della rubrica Versi, in cui sono presenti tre scritti di tre poesie di Nilay Özer, che non leggeremo questa sera e che vi invito a leggere. Una delle nostre rubriche si chiama proprio Satira ed è una traduzione delle vignette più interessanti del panorama, appunto, editoriale turco, scelte di mese in mese. E in una delle due diciamo, puntate di questa rubrica dedicate al Covid, una interessante vignetta rappresentava due coronavirus che arrivano, due compagni coronavirus che arrivano e vedono una spiaggia con tutte le persone con la testa nella sabbia, appunto. E dicono, ma questo è un modo molto interessante di proteggersi dal virus, ma che posto è? E l'altro risponde, questa è la Turchia, signore. Appunto, questo è il sentimento che, chiaro, messo in satira, e si ritrova anche però nello scritto di Nilay, questa insicurezza, quest'idea che qualcuno utilizzerà questo periodo di incertezza per, ovviamente, per prendere delle decisioni negative per te. E oltretutto, ovviamente, Nilay ha tirato in ballo la questione del genere, dei femminicidi altissimi, come in Italia, anche in Turchia. E in questo senso non sembra esserci una... Come del resto per il virus non sembra esserci una barriera nazionale in questo fenomeno. E, la scrittura di Nilay Özer è particolarmente caratterizzata dalla dimensione del genere. Lei dice, appunto, lei stessa di essere una femminista e in generale tende a includere nei suoi versi l'essenza più bella dell'essere donna. E, vorrei chiedere ad Azzurra di cominciare questo breve excursus nella sua scrittura attraverso la poesia che parte di un poemetto e si chiama Un regalo per il mio amato. Sei uccelli morti in una scatola rivestita di velluto nero. Anziché rincasare, quella notte andai verso la poesia. Un'immensa medusa mi nuotava davanti. Io la seguii col respiro affannato. Sotto i cespugli coperti di neve, un lupo era steso a mangiarsi le viscere. Io andai a vedere il diavolo che si era incarnato nel bucaneve. Il mondo era coperto dalla tua pelle, amore. Il mare increspato, il viso del deserto, le piogge, lì dove andava il mio tocco, il piacere ti dava un brivido. Mi sedetti a gambe incrociate per una domanda insistente. Un'immensa conchiglia era coperta dalla tua pelle. Un tempo avevo vissuto nel suo vortice di madreperla. La strada non era fuori di me. Andai nel luogo della sosta. Un secondo uccello lo trovai ai piedi di un muro. Ero in agonia. Lo presi e lo posai sul mio seno. Un cuore di troppo sul mio cuore. Lo riscaldai, sciolsi il suo gelo al calore del fiato. Angeli e arie nel teatro dell'opera avevano allestito un cielo e me ne andai via con loro. La casa non era sicura quanto le cabine telefoniche. Anziché tornare a casa, me ne andai verso la poesia.
La prossima è una poesia che Nilay Yoser ha dedicato a Zeynep Köylü, che è anche stata una delle ospiti della rubrica versi del nostro sito kaleidoscope.it. Si chiama «Il mio nome non è in nessuna ballata, forse questa è la mia pecca», per Zeynep Köylü. Ma poi cosa sarà? Cos'è l'essenza della solitudine che si affila quanto più ci si conosce? Mentre le voci filtrano la farina sporca dell'essere, una bocca sigilla in me tutti i viventi. Dal puzzo di sudore delle selle, in me scende l'odore d'erba fresca. Le donne hanno posato le fronti sulla notte, le loro pelli, la veste grinzosa del lutto. La vita attraversa la mente delle parole. Io dico volare e gli uccelli si fanno avanti. Ero forse come i cavalli al galoppo di un film, stavo bene, c'era dell'uva e ciò che con l'uva si fa io l'ho fatto. Ho trovato una pietra calda e l'ho portata alle labbra, mentre la mia anima si divideva, ho rubato una ferita al sole. Ero il vento del deserto e mi sono ritirata nella mia gonna. Poi ho creduto che vivere sia perdersi. Sono rimasta in silenzio di fronte alle pietre e ai gatti. Ho toccato il loro pelo come fossi la furia della notte. Non era con me la mia voce che riluceva sull'acqua. Nel profondo ho cullato con dolcezza una barca. Ero forse come i cowboy che guardano lontano. Stavo bene. Altri sono tornati indietro, ma fossi morta avrei pianto tanto. E questa è la polvere della parola, il velo dei giorni che il tempo soffia sul nostro cuore. Tempo che torna a noi dal bucato steso sui rami e dal profumo di sole nella steppa. Da quanto tempo? Più moriamo, più siamo simili a voi. Finalmente sulla nostra pelle sono apparse le rotte del sale, i mercanti, chi lascia che fumino le erbe, i cammelli rossi, un davanzale dalle piante annaffiate. Tutte le cose possono richiamarsi tra loro, ma tu per prima hai descritto ciò che pensava la pioggia. Entrare in un tuo sogno e lì cambiare un antichissimo ricordo, trasformare una vespa e il sangue del suo pungiglione. Hai legato le stelle alle pietre, stracciato la carta d'identità, allo stato hai lanciato un grido in una sera che non perdona. Introdursi nel tuo sogno, sottile come vetro soffiato, e farti dimenticare lo specchio che si tiene davanti ai morti. Memento mori, trova un cadavere ornato e comprendi cos'erano quegli occhi incollati nel vuoto. Introdursi nel tuo sogno e lì scavare un'antichissima memoria, il nido di formica del primo granello di poesia. L'albero di fico dà dolore a chi siede ai suoi piedi, un latte amaro e bianco nella sua nudità consunta. L'albero di fico corruga chi siede ai suoi piedi, antiche scritture azzurre, illeggibili migrazioni. L'albero di pioppo fa cantare chi siede ai suoi piedi, sole che un coltello ha privato dell'acqua. L'albero di noce fa credere chi siede ai suoi piedi. Una rivolta se annusi le tue dita. La faccia della terra è il quadrante dell'orologio e lì trovi scritto tutto della vita. Per finire, leggeremo un breve poemetto che Nilay Yoser ha inviato, appunto, che è appena stato concluso in realtà e che è stato appunto ancora inedito, quindi è una prima assoluta, anche in turco non è stato mai presentato in pubblico. In questo testo si ha in un certo senso la cartina al tornasole della poetica di Nilay Yoser, non solo per la sua attenzione al corpo, alla corporeità dei generi, ma anche rispetto al fatto che la poesia
come del resto la poesia italiana, insomma, dagli anni 80 a oggi, ha sempre dato molta importanza all'individualità. Quale può essere un'esperienza più individuale di quella tra noi e lo schermo? È una poesia che è stata scritta visitando il Museo Metropolitan di New York in maniera ovviamente a distanza, in maniera diciamo non diretta, mediata dai pixel. Riconoscerete alcuni oggetti in questo testo, ne riconoscerete, forse vi anche incuriosirà spero che vi piaccia la parola ad Azzurra D'Agostino. Vuoi dire il titolo? Certo. Si intitola Visita al museo online, ovvero Canto lungo della tristezza. La poesia l'hanno scritta sul ventaglio che di continuo si apre e si richiude, un albero di rose, betulla o forse tiglio. Da così lontano l'odore non si sente, perché il tempo odora quando invecchiano gli alberi. Ora il passato da vivere è passato e i volti non esistiti sono appendici, infrante sulla riva di menti assonnate, brillantissime in forma di onde sonore, psichedeliche in forma di onde luminose e frattali. Il canto lungo della tristezza era l'immagine che ho visto nel museo, dipinta sul pannello giapponese, ai piedi di un ciliegio, con kimono rossi e gialli, donne dai capelli raccolti in tre chignon, al di là dei bei tendaggi di seta, altri si parlano a bisbigli. Riesci a sentire le loro parole se ti avvicini ancora un po' allo schermo. Le radici degli alberi mi ricordano il mio sangue, le montagne rosse in lontananza, il demone osserva l'acqua, una lingua maligna genera nell'acqua bolle e parole, mentre la luce solare disegna spirali verso il fondo. Dove andrà questo carro trainato da schiavi, dalla pelle nera e i corpi sudati, senza sosta, i volti, le gambe, le cose degli schiavi? Si compenetrano, fluiscono, si frammentano, mentre lo schermo disegna verso l'esterno spirali brillantissime, psichedeliche, frattali. Nell'immagine l'interno di un albero. Chino verso la strada con le sue foglie ad ago e ai suoi piedi una donna dal kimono bianco è ferma e profondamente in pena. È lei a intonare il canto lungo della tristezza, o forse lo cantano tutti insieme. Le figure nell'immagine saranno un coro che trema al sincrono con i pixel. Prendono vita i sarcofagi del museo, le mummie, i totem, gli utensili di terracotta. Tutto cerca la storia di cui è parte. In casa, là dove siedi, mentre visiti un museo, ti richiamano alla violenza e al desiderio, i corpi senza organi e gli organi senza corpo. Uomini in barca avanzano sull'acqua, una distesa di cespugli ornati di fiori bianchi, coi loro mucchi di foglie verdi. Un'altra simile a nubi, come se avessero alzato il velo sul mondo e fossero spuntati loro, il segreto fosse stato rivelato. Una volta scostata alla cortina della visione, animali scuoiati dalle carni e le ossa fumanti, sono loro a intonare il canto lungo della tristezza. E forse, o forse, sono io a cantare di nascosto dal mio cuore. Tre pesche posate sul vaso, così sode e mature, vien voglia di rubarle sulla lussuosa finissima porcellana. Una rivoluzione industriale tintinna color pesca. L'ora del tè delle ladies, colore bambino appena nato, donne e bambini nella prima fabbrica tessile, colore ragazza appena cresciuta, tintinnio color viso appena innamorato. Un vaso colmo di pesche, vorresti vederlo in frantumi, un bosco, vorresti vederlo in fiamme. È il bosco a intonare il canto lungo della tristezza, o forse è la porcellana, così bianca, psichedelica, frattale. Guarda il corteo nuziale che passa per la strada e si allontana con lanterne di zucca. Una sposa morta in sella al cavallo, tutto attorno a lei pendono tralci d'edera, dalle narici, dalle gambe, l'edera le soffoca le ossa. Le donne hanno in mano qualcosa, erbe che danno piacere. Gli uomini hanno in mano qualcosa,
il cuore del ricco e del povero. Si fanno scattare foto coi morti, seppelliti nelle loro vite. Più li seppellivano, più affondavano, tutti erano morti. Le erbe portate dalle donne daranno dei sogni, i cuori soppesati dagli uomini porteranno la guerra. E qualsiasi cosa pensino, sono ingiusti. Sono forse loro a far cantare il canto lungo della tristezza? Il loto al centro del piatto di ceramica. Brillantissimo, psichedelico, frattale. Si tramuta in uccello dalle ali rubate, quando in un punto non comparivano gli uccelli, quando i pipistrelli si artigliavano al pannello, incorniciando così l'immagine. Pensavi che ci fosse qualcosa di male dentro di te. Sull'osso sacro hai attaccato le ali rubate agli uccelli e gli ovari estratti dai frutti, ti sei stesa sul ventre a dormire, ma sei invecchiata e non hai più vibrato con loro. E a primavera non sei riuscita a rinascere con il loto perso nelle acque dell'inverno. La Vergine e il Figlio, la Vergine e il Figlio, ovunque ti volti la Vergine e il Figlio, ovunque ti volti l'oro, la croce, Gesù, Maria, ovunque guardi un Gesù ai cui piedi versano acqua e acqua, alato, con ali rosse, con 6 ali rosse, un Gesù in volo, nel cielo, ovunque guardi la Vergine e il Figlio, incisi nel legno, nel marmo, dipinti d'oro e d'argento, ovunque guardi la Vergine e il Figlio, è Maria a intonare il canto lungo della tristezza. O sono io a cantare, là dove non credo a Maria? Ti prego, angelo, sosta ai piedi della croce, ti prego. Dopo che gli uccelli gli avranno cavato gli occhi, deponi Gesù dalla croce, lavagli i piedi, cospargi i suoi piedi di unguenti profumati, ti prego, obbedisci al suo giacere sul grembo della madre, all'incontro dei loro piedi, all'unione delle mani sul polpaccio destro di lui. All'angolo della sua barba, al volto doloroso di Maria, sotto le onde del velo, ai loro muscoli piegati come i lati di un triangolo, agli opposti angoli, tra gli occhi socchiusi e il naso curvo, obbedisci ai pittori che hanno dipinto i tessuti con tristi colori. Tu, che non riesci a tenere ferma la mano, sei tu che intoni il canto lungo della tristezza, o sono gli angeli che soffiano nei corni di cervo? Mentre la rosa appassiva e cadeva, sentiva Gesù sulla croce spiccare il volo, con le braccia aperte come ali d'uccello e i polsi senza più chiodi. Ho toccato le sue ferite sullo schermo, ho ingrandito e ho toccato le sue ferite. Avevi ragione tu, incredulo, non sono vere le ferite. Più ci si rinchiude in casa, più si infrange l'illusione della chiusura. Il mondo è divenuto il museo dei nostri occhi, brillantissimo, psichedelico, frattale. Grazie. Vi ringrazio tutti per essere rimasti e per l'attenzione. Lasciamo lo spazio e il palco al prossimo evento. Vorrei ringraziare ancora una volta per questo tour de force nei versi di Nilay Oser Azzurra d'Agostino. Grazie a tutti per essere stati con noi. E allora grazie di nuovo ad Azzurra d'Agostino e Nicola Verderame. È il tempo di preparare il palco e siamo pronti per la buonanotte.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Drove all night, came at dawn to a warm, misty place, barking dogs and the sound of running water. Thomas and Charlie, I said. What? That's the name of this town. Sea level. We climbed straight up from here 10,000 feet. I took a fix and went to sleep in the back seat. She was a good driver, you can tell as soon as someone touches the wheel. Mexico City, where Lupita sits like an Aztec earth goddess, doling out her little papers of lousy shit. Selling is more of a habit than using, Lupita says. Non-using pushers have a contact habit, and that's one you can't kick. Agents get it, too. Take Bradley, the buyer, best narcotics agent in the industry. Anyone would make him for junk. I mean, you can walk up to a pusher and score direct. He is so anonymous, gray, and spectral, the pusher don't remember him afterwards. So he twists one after the other. Well, the buyer comes to look more and more like a junkie. Can't drink, can't get it up, teeth fall out. He's all that time sucking on a candy bar. Baby Ruth's, he digs special. Really disgust you to see the bar sucking on them candy bars. So nasty, a cop says. Bar takes on an ominous gray-green color. Fact is, his body is making its own junk or equivalent. The buyer has a steady connection. A man within, you might say, or so he thinks. I'll just set in my room, he says. Fuck 'em all. Squares on both sides. I am the only complete man in the industry. But he then comes on him like a great black wind through the bones. So the buyer hunts up a young junkie and gives him a paper to make it. Oh, all right, the boy says. So what you want to make? I just want to rub up against you and get fixed. Well, all right. Why can't you just get physical like a friend? Later, the boy is sitting in the water with a colleague.